Negli ultimi tempi si è registrata in provincia di Vibo Valentia una recrudescenza di atti criminali, quasi tutti improntati sull'intimidazione ambientale, probabilmente perpetrati da gruppi che vogliono segnalare ulteriormente la loro presenza sul territorio. E a farne le spese sono i cittadini, i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori che si vedono incendiata l'auto, o presa a colpi di pistola la propria attività o i mezzi di proprietà, e che solo con una buona dose di coraggio riescono ad andare avanti. Proprio come i soci della Cooper Poro, una società che in circa 40 anni di attività ha subito almeno 50 attentati. Ultimo, pochi giorni fa, nel cantiere di Via Paolo Orsi a Vibo Valentia. Siamo in un territorio di confine, quindi fare imprese qui, insomma, significa metterci molte energie che sono, diciamo, in altri ambienti magari sono richieste in meno. Insomma, no? Qui naturalmente, insomma, noi ci siamo costituiti per creare buona occupazione in questo territorio e valorizzando, diciamo così, le poche risorse che c'erano, insomma, il nostro capitale sociale è quello umano, insomma, quindi i lavoratori, i sociolavoratori. E naturalmente queste situazioni che ci succedono, insomma, noi abbiamo subito più di 50 attentati, quindi non è facile, insomma, ecco, non è un fatto semplice, insomma, resistere in questo territorio, però diciamo ce la mettiamo tutta perché per noi questo rappresenta il reddito delle nostre famiglie e non potremmo fare a meno. La repressione è un fatto importante e la deterrenza è un fatto importante, insomma, ma ritengo che il primo presidio di legalità è il lavoro, insomma. Se non riusciamo a realizzare condizioni di lavoro, probabilmente riusciremo ad emarginare quelle frange, diciamo così, di illegalità, insomma, che ci consentono, insomma, finalmente, insomma, di dare sfogo al nostro territorio, di dare sviluppo al nostro territorio, che è molto importante, insomma. Bisogna smettere con i proclami, con i ponti che non si faranno mai, con gli ospedali che non si faranno mai, ma bisogna capire un attimino come collegare la Calabria al resto del mondo, insomma. A chi volesse fare impresa nel Vibonese, che cosa si sente di dire? Di dotarsi di una buona dose